Sì. Ma vai. Oh! Tena gliela tolta dalla testa. Chi te... Non parliamo di né risultati né situazioni di classifica. Noi facciamo la nostra partita, facciamo il nostro campionato. A fine campionato chiudiamo le sorti. Va bene? Qual è la fase più importante della partita secondo lei oggi? L'avvio o il secondo tempo, per esempio? La fase più importante della partita è prima della partita, che andiamo a mangiare qualcosa, che tengono la fame, voglio mangiare una fame. La festa della vittoria era una festa. Uno portava il braccio, quell'altro portava la birra. Sì, Alessio Pioni. Serie B. Vai Polo, vai. Vai in porta Polo, vai in porta! Proprio da queste parti. Qua diciamo al centro, qui. Infatti. Brava, nelle curve no. Perché vedono benissimo le azioni da quella porta. Ma poi dall'altra no. Quando io ero ragazzino. Molto spesso quelli che stavano in una curva, per esempio quelli, poi nell'intervallo si spostavano e andavano sull'altra porta perché volevano vedere le azioni della loro squadra, del Bari. Vedi, poi in tutte quelle bandiere sono i vari club, cioè il club di Capurso, club di Trani del Bari, club di Dublino, capito? I baresi che stanno a Dublino hanno fatto il club. Ma hanno aspettato che gli dicessero che era tutto a posto. Non va lui a vedere. Fuori gioco. Per il Como ha segnato il numero 44, Juan. Me. Vai. Oh! Tena gliela tolta dalla testa. Chi te mosce. Bello però. Fidami, una volta hanno giocato su questa fascia ed è successo qualcosa. Però c'è una punizione, non so perché. Cazzo. E questi fanno pressing a tutto campo. E poi sono ancora molto alti, eh? Cioè non è che dici mo ci fermiamo. Noi dobbiamo giocare. Cioè l'hanno interpretata proprio aggressiva. Maina. Ale per sempre. Ale per sempre. Ale. Oh. Provaci che c'è un tiro lui! Ah cazzo! L'avevate presa bene, eh? Vabbè però Kiss, vabbè che devono prendere tempo, perdere tempo, ecco, però squadra a pallone, mi piace. Fa prima una telefonata prima di tirare la rimessa questa. Hai visto che il Bari ha segnato in quella porta, poi ce la vedremo a casa, peccato. Vedi come stai Ruben sotto adesso. Buono Ruben. Guarda che bella quella bandiera bianco-rossa sullo sfondo del cielo blu, proprio in mezzo. Fuori gioco! Come fuori gioco? Oh. Ma c'era il fuori gioco! E gol, e gol! 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 Che stanno tramando, secondo me. Stanno aspettando il risultato. Il VAR. Dai! E gol! Go!
detto che non perdiamo, non perdiamo, non perdiamo. Alziamo il piede, dai, 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 dai. No, ma il pubblico se ne va dicendo non ci siamo illusi, questa squadra è forte, la nostra squadra è forte. Poi la tifoseria, io erano anni che non venivo, non me la ricordavo così costante. No, cioè, sul 2-0, è... quando ero ragazzino io, ci devo ammazzati proprio. La, fischi, la tifoseria del Bari è la decima in Europa, non in Italia, in Europa, per farti capire com'è. L'allenatore del Torino, Juric, già ditta alle tifosi, quelli di protestare, sì, ma voi non venite allo stadio, perché non fate come quelli di Bari, 50.000 persone, capito? Noi siamo quello. Bello, bello, questo è stato un, è comunque questa, una bella lezione. Questa, la presidenza dirigenza, vedi, ha trasformato lo stadio di Bari ed è uno stadio da Serie A adesso, ce la meritiamo una Serie A. Ma io mi accontento anche di Bari-Inter, vedere Bari che vince con l'Inter, quello è già vedere. Successo, ve lo te lo vorrei ricordare, nel 90 no. Come no, io stavo in pizzeria, io, o nel 2000, Daniele sai. Volpi, Sabino e non so chi altro. A Bari, a Roma? A Roma. Fantastico. Bari-Inter. Tra, 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 boom. Al gol di Cassano. Casino. Sì, sì. Hanno capottato la pizzeria. Esploso lo stadio. Mamma mia. Che vuoi fare? Vuoi rimanere qua? Ti piace lo stadio? Mi piace lo stadio, no, no, voglio tornare, ecco, diciamo che ci torniamo, anche perché non abbiamo perso, se abbiamo perso non ci facevano più venire, Paolo. No, abbiamo fatto una bellissima partita, bella. Con i tre hai detto, e due ne abbiamo fatti. Ah, tre è il terzo posto, ah, ho capito, va bene.